Elena Testi, a proposito di mascherine, eccoci qui. Siamo in compagnia della dottoressa Racca, che è anche la presidente di Federfarma Lombardia, e vi faccio vedere, perché in questo tavolo le mascherine chirurgiche non le vediamo. Attualmente quelle che avete sono solamente queste. E io vorrei farle questa domanda: perché in Regione Lombardia non arrivano più le mascherine chirurgiche, a seguito anche dell'accordo che è stato stipulato e che ha ricordato Alessio poco prima? Allora, avete ben detto nell'introduzione, le mascherine chirurgiche, quelle del protocollo del commissario Arcuri, non ci sono in Lombardia, ma non ci sono in tutta Italia. Questo è abbastanza logico, purtroppo, perché se queste mascherine devono arrivare dalla protezione civile tramite delle aziende che devono essere autorizzate alla produzione e alla messa in commercio, da qui devono andare ai grossisti e dai grossisti alle farmacie, ci vuole del tempo. E io mi chiedo, ma quando ce le mandate queste mascherine? Perché la gente ce le chiede, perché la gente ha bisogno di quelle mascherine. E siccome la farmacia in questo periodo ha dimostrato di essere vero presidio sul territorio, perché modestamente se non c'eravamo noi non so dove eravamo, io voglio, adesso che c'è questo accordo del commissario, voglio che mi mandate queste mascherine. No, mi pare che non faccia una piega il suo ragionamento, e allora però le chiedo anche di farmi una previsione. Quando è che presumibilmente voi potrete averle queste mascherine dell'accordo? Cioè, di quanti giorni stiamo parlando? Perché nel frattempo, secondo me bisognerebbe... ricordo, no, mi perdoni solo un attimo, ricordo sommessamente, siamo al quarto giorno dall'inizio della fase 2, cioè nel frattempo le persone sono per strada, stanno uscendo, stanno andando al lavoro. Allora, mi chiedo, quanti giorni ci vogliono per averle queste benedette mascherine? Prego. Sono d'accordissimo con lei, e siccome anzi per vincere questa epidemia, come tante altre che sono successe anche 100 anni fa, comunque è importante avere questi presidi di sicurezza, queste protezioni individuali, è fondamentale che queste mascherine ci arrivino. Quando le avremo non lo so, bisognerebbe chiederle alle aziende che lo stanno producendo, all'Istituto Superiore di Sanità che deve dare le autorizzazioni, e poi naturalmente quando le manderanno i fornitori e quando le manderanno alle farmacie. Allora, cosa stiamo facendo? Perché noi questo lavoro lo facciamo da mesi, e noi questo lavoro come farmacie l'abbiamo fatto con passione, con lo spirito di sacrificio, perché non soltanto non abbiamo mai fatto mancare i farmaci alla gente, non soltanto siamo sempre stati aperti, ma li abbiamo aiutati a comportarsi bene, a stare distanziati, a mettere i guanti, a usare i gel sulle mani. Ma in merito siete anche ammalati, diciamo, allora, in quanto adesso non presidio. Possiamo non darle. Dicevo che in verità vi scusi, siete... non ho capito perché questa mascherina. No, dicevo che in verità vi siete anche ammalati per quanto avete deciso di essere lì e di essere appunto, in prima linea. Avuto quindi diciamo che certamente avuto c'è da riconoscere colleghi di meravigliosi che hanno lasciato la. Appunto. Abbiamo avuto 14 colleghi meravigliosi che hanno perso la loro vita su questa cosa. Quindi io mi arrabbio veramente, perché non si può dire le mascherine ci saranno da domani quando non sono ancora in produzione. È chiarissimo quello che dice lei, io le chiedo, ma fino a questo momento, cioè l'accordo è del primo maggio, primo giusto? Maggio. Fino a prima del primo maggio, cos'è accaduto? Cioè voi perché non riuscivate più ad avere le mascherine? Prima del primo maggio, come ben sapete... C'era stato, prima le mascherine non servivano, poi dopo sono servite, c'era stata la zona dell'Odigiano, poi della Lombardia, poi dell'Emilia Romagna, poi del Veneto, poi di tutta Italia, poi di tutta Europa e di tutto il mondo. Le mascherine arrivavano dalla Cina, avevano dei prezzi folli, noi addirittura abbiamo comprato delle mascherine a prezzi superiori, che poi abbiamo dovuto vendere nei primi giorni a 0,61, perché attenzione, queste mascherine non costeranno 50 centesimi. Costeranno 61 centesimi perché c'è l'IVA al 22%. Comunque la produzione cinese non arriva più in Italia perché evidentemente i cinesi non la vogliono dare a basso prezzo e la venderanno agli americani. No, agli americani forse no. Sicuramente è un altro paese del mondo. In questo momento stiamo aspettando queste produzioni e speriamo veramente che ci arrivino presto. Quindi diciamo che il tema è che calmierare il prezzo ha creato un problema, perché per molti vendere le mascherine a noi non è conveniente. Questo è il punto. Che siano cinesi oppure no, non hanno convenienza. Voi siete molto più esperti di me. Voi siete più esperti di me, lo devono dire gli opinionisti, gli economisti e cose di questo genere. Io so che adesso c'è un protocollo, so che c'è un protocollo per cui queste mascherine avranno un prezzo calmierato,
quindi sono anche contenta di questa cosa, però abbiamo noi svenduto le nostre che avevamo comprato a molto di più, però adesso per piacere queste fatecele mascherine, le farmacie, benedette mascherine. Datecele e non fateci... E non fateci fare anche, chiamiamola così, la brutta parte con la gente che fortunatamente ci conosce, ci vuole bene e sa che noi diciamo, noi portiamo naturalmente quello che ci dicono le autorità competenti. Però non è molto bello dire domani ci sono quando poi non ci sono. Dottoressa, grazie davvero, anche e soprattutto per la chiarezza. Tanto noi torniamo a trovarla perché io voglio capire quando arrivano. Siccome diciamo dal percorso che mi ha disegnato lei mi pare complicato, quindi diciamo che noi con Elena teniamo d'occhio la situazione e siamo a disposizione per lanciare ulteriori allarmi, diciamo. Ah. Grazie davvero. Prego, voleva aggiungere qualcosa? Se posso dire certezze, lo dico da farmacista e da cittadina italiana. Voglio sapere la registrazione com'è, se sono registrate giuste, è tutto, voglio sapere tutto. Quindi prezzi, certezze, regole e poi mandatemele. Grazie.